Puglia nel pallone, buon giovedì, buonasera amici di Antenna Sud 85, bentornati all'appuntamento con questa trasmissione sulla Serie D, anche oggi 13 maggio 2021, in realtà sui campionati dilettantistici, Serie D ed Eccellenza. Ovviamente, ma anche oggi parleremo tanto di Serie D e lo faremo con i nostri ospiti, con un'intervista che abbiamo realizzato questa mattina e che vedremo tra poco all'allenatore del Nardò Ciro Danucci. Avremo il colpo grosso che vi avevamo annunciato da Gravina a Bayan, il presidente dell'Avello Caputo e il collega della Gazzetta del Mezzogiorno Enrico Sorace. Tanto di cui parlare dalla batosta del Taranto, si può definire batosta, contro il Portici per 3-2 in casa, ma non è solo questo chiaramente. Ne vorremmo parlare anche del Casarano che perde ancora, di questa zona playoff ormai diventata incandescente, della zona salvezza, dei casi Covid a Brindisi, insomma abbiamo una puntata ricchissima con me, come sempre, Vito Di Noi. Ciao, ciao Giuseppe, buonasera. In regia Michele Marchitelli e Nicola Schiavone, come sempre anche questo. Allora Vito, parleremo più in là poi del Taranto, partiamo da questo affollamento per la zona playoff. Sì, credo che fino alla nona posizione occupata dal Cerignola un po' tutte possano rientrare nel discorso. È chiaro che ci sono squadre fondamentalmente già convinte di disputare i playoff, altre che credono fortemente in questo traguardo. Si tratta di un traguardo che è per lo più un sogno per alcune, per altre è un fallimento, per altre ancora è un po' una sorta di ripiego considerando quelle che erano le ambizioni iniziali. Allora provo un attimo, anche perché prima stavamo vedendo la classifica in sovraimpressione, provo un attimo a leggere, no? Taranto, Picerno e Lavello probabilmente sono già sicure dei playoff, almeno Taranto, oddio, chi poi non andrà in una C, tra Taranto e Picerno sicuramente, una tra Taranto e Picerno per forza, può essere un sogno sicuramente per il Nardò, per l'Altamura, credo anche per il Molfetta, anche se poi la distanza adesso mi sembra evidente, una delusione ovviamente per il Casarano, comunque vada, perché un mese fa giocava per la promozione, per il Bitonto un ripiego a stagione in corso, era diventato poi l'obiettivo dopo quella partenza disastrosa con Ragno. Sì, assolutamente sì. Mi focalizzerei anche sulla Fidelisandria, per cui i playoff sono un po' un rimpianto, per quanto costruito da questa squadra quest'anno, che non era partita con i favori del pronostico, però passando comunque di obiettivo raggiunto. Certo, si è resa protagonista di un campionato veramente molto importante e io credo che la Fidelisandria possa essere un po' la mina vagante di questi spareggi playoff. La delusione più grande è il Casarano, che deve blindare la propria posizione all'interno della griglia, perché di questo passo potrebbe addirittura rischiare di rimanere fuori, anche se la vedo abbastanza complicato. Sono d'accordo con te per quanto riguarda il Bitonto era partito con l'obiettivo fondamentalmente di vincerlo questo campionato, anche se le varie vicissitudini hanno un po' portato a una sorta di ridimensionamento del progetto tecnico, anche se comunque con lo Seto la situazione è cambiata. Al Bitonto manca quel guizzo che è la continuità per cercare di avvicinarsi ulteriormente lì alla zona playoff. Ci sono squadre, ripeto, per le quali questi sono un sogno, i playoff, altre per le quali invece i playoff sono sempre semplicemente un po' un ripiego, un modo per rendere quantomeno dignitoso il finale di stagione, perché erano partite sicuramente con obiettivi ancora più importanti o quantomeno puntavano a 5 gare dal termine a essere in scia del primo posto e invece sono molte di esse già tagliate abbastanza fuori. Nardò Andria 1-1 con il Nardò che rimane insomma in scia anche per i playoff, una squadra che ha dovuto giocare 8 partite in 24 giorni. Ti chiedo questo perché poi subito dopo sentiamo mister Danucci. Beh sì, Nardò Andria è stato un po' uno spot per questa Serie D, una gara in cui le due squadre si sono affrontate a viso aperto e io credo che, ripeto, per entrambe è mancato forse quella continuità necessaria per provare a insidiare addirittura il primo posto. Certo, l'Andria tecnicamente ha qualcosina in più rispetto sì. a Nardò, però l'Andria tecnicamente ha anche qualcosina in meno rispetto ad altre squadre che al momento sono in vantaggio rispetto all'Andria di 1-2 punti o addirittura al di sotto della Fidelis, quindi sicuramente è un campionato abbastanza strano lì in zona playoff, fermo restando che chiaramente in questo discorso potrebbero poi essere coinvolte una tra Taranto e Picerno, lo saranno sicuramente una delle due coinvolte. Fino alla scorsa settimana il
Taranto sembrava padrone incontrastato del proprio destino, adesso è rimasto padrone del proprio destino, però con il Picerno che fa sentire il proprio fiato sul collo. Però se oggi il Picerno dovesse vincerle tutte, il Taranto deve vincerle tutte, quindi non ha più bonus. È importante sottolineare che il Taranto con 5 vittorie in Serie C, però certo, è vero, non ha più bonus, non può più permettersi passi falsi, ammesso che il Picerno le vinca tutte. Certo, è chiaro. Vediamo l'intervista a Ciro Danucci che abbiamo realizzato questa mattina. Come sempre un grazie a Fernando Pera, ufficio stampa del Nardò, a tutto il Nardò e ovviamente anche al mister per la disponibilità. Abbiamo realizzato un'intervista in presenza questa mattina, ve la proponiamo adesso. Ciro Danucci, primo anno da allenatore in lotta per i playoff, te lo saresti aspettato? Non me lo sarei aspettato, però sinceramente per quello che stiamo facendo in campo, per come sta andando questa stagione, penso che approdare ai playoff ce lo meritiamo, perché comunque stiamo facendo una stagione molto positiva e andando a vedere le prestazioni alla fine ci mancano più punti magari di quelli che abbiamo in questo momento. Guardando invece l'ultima partita, un 1-1 che viene però anche da una serie di giocate in 10 contro 11, da una serie di partite, 8 partite in 24 giorni, il Covid vi ha un po' complicato i piani. Sì, è stata l'ultima, come dici tu, di 8 partite molto intense, giocate comunque in una maniera molto veloce, perché comunque tante partite ravvicinate con una rosa comunque non larghissima potevano essere un problema. Siamo stati bravi comunque a gestirle abbastanza bene, anche se ti dico la verità, se fossero state giocate in maniera dilazionata, secondo me avremmo avuto molti più punti di quelli che poi abbiamo meritato sul campo. Però c'è da dire che siamo ancora lì per giocarci i playoff, quindi ci proveremo fino alla fine e sono sicuro che i ragazzi che ci credono, li vedo molto carichi, fino alla fine cercheranno di dare tutto e di approdare i playoff. Un aggettivo per il tuo Nardò? Io penso che questi ragazzi sono fantastici, quindi l'aggettivo è fantastico in questo momento, perché veramente vedo, oltre ai risultati, vedo un attaccamento importante verso la squadra, verso la città, e quindi penso che hanno capito quello che io voglio da loro e quello che comunque la società vuole da loro, che prima di tutto è un attaccamento forte a quelli che sono i colori granata. Guardando avanti, sono queste ultime partite, hai un calcolo di quanti punti secondo te servirebbero per i playoff? Io penso che per fare i playoff almeno servano una decina di punti, quindi 5 partite bisogna comunque vincerne 3, magari pareggiarne una, penso che anche di più, viste comunque i punti di distacco da... sono 4, quindi mi pare dal Casarano, dal Lavello forse sono 4, quindi sicuramente serviranno più di 10 punti. Facendo una scaletta noi dobbiamo migliorare molto nelle partite fuori casa, dove comunque finora magari abbiamo raccolto meno di quello che avremmo meritato, quindi dobbiamo fare qualche exploit esterno per poter approdare ai playoff. La nuova vita da allenatore come va? Era meglio giocare? La nuova vita da allenatore è molto più intensa di quella da giocatore, perché comunque hai molte più responsabilità rispetto a quelle che magari avevi da calciatore, dove comunque da calciatore pensavi molto individualmente, pensavi per te, pensavi a fare al meglio il tuo, e ora invece comunque hai il dovere di dover pensare per 25-30 persone, compresa società, poi i tifosi, quindi è un lavoro un po' più ampio, ma che dà grossissime soddisfazioni quando comunque poi alla fine i risultati arrivano. Domanda secca, il Nardò ci arriva ai playoff? Io sono certo di sì, penso che abbiamo tutte le carte in regola per arrivarci, e se i ragazzi continuano con questo spirito, con questa voglia, comunque daremo filo da torcere a tutti fino alla fine. Nardò rivelazione, eh? Vale ancora questa cosa secondo te? Dico alla luce dei risultati che poi sono stati realizzati dopo. Ah, secondo me si poteva parlare di rivelazione
da qualche mese fa, ma adesso il Nardò è assolutamente una certezza di questo campionato. Lo dicono soprattutto i numeri, lo dicono i risultati della squadra negli scontri diretti per i playoff. Il Nardò credo che abbia perso pochissimo dalla ripresa ad oggi. E, discorso precedente, ritorna qui: a questa squadra manca quel guizzo necessario per primeggiare, però secondo me le basi per fare qualcosa di importante sono state assolutamente poste. Vale anche per altre realtà pugliesi, parlo del Molfetta, del Cerignola, sì, certo, che però hanno magari qualche punto in meno, però sono comunque, io difficilmente posso pensare che il prossimo anno in Serie D, con queste ossature, qualora dovessero rimanere, le squadre pugliesi possano far male. Anzi, ad alcune di queste, tra le quali appunto il Nardò, manca veramente poco per poter competere ad alti livelli. Danucci diceva una cosa, tra l'altro tra poco andiamo a Lavello, quindi non appena la regia sarà pronta, Danucci diceva anche: se avessimo potuto spalmare queste partite piuttosto che giocarle tutte insieme, probabilmente avremmo fatto qualche punto in più. È innegabile. Sì, è innegabile, però questa è un po' la dinamica dell'anno. E non è adesso soltanto, succederà al Brindisi, per certo, non è soltanto un problema del Nardò al Brindisi, il problema credo che sia ancora più acutizzato perché il Brindisi non ha le risorse umane e numeriche per poter disputare così tante gare ravvicinate, poi soprattutto a maggior ragione dopo la vittoria del Portici a Taranto, dove in ogni caso, domenica, certo, dove in ogni caso il Brindisi ha in questo momento delle difficoltà perché soprattutto lì nel circondario della bassa classifica è la squadra oggettivamente più in difficoltà, al di là dei casi Covid, parlo di questioni tecniche. Sì, è vero, è vero. Insomma, sì, è un campionato che col Covid ha dovuto fare conti necessariamente anche nei periodi di brillantezza, in una serie di situazioni. Vito, rimanendo su questo argomento, perché poi Lavello ovviamente rientra anche in questo argomento e tra poco avremo il presidente, se tu oggi dovessi decidere quattro squadre che vanno ai playoff, anzi te ne chiedo tre perché una la diamo per scontato come una tra Taranto e Piciarno. Beh, sicuramente il Lavello, il Casarano, l'Andria, credo che siano le tre squadre certe. Quindi tu credi che il Casarano non... perché adesso c'è anche chi dice a Casarano adesso crolla, ha fatto tre sconfitte di fila. Allora, il Casarano è partito con l'ambizione di stravincerlo questo campionato. L'obiettivo playoff credo che sia il minimo per questa squadra. Il Casarano, a differenza di altre squadre, Taranto, Picerno, Lavello, per carità, anche queste sono partite con obiettivi importantissimi, però il Casarano aveva qualcosa in più, soprattutto a livello tecnico. Probabilmente ce l'ha ancora, però è evidente che se alla 29esima giornata questa squadra non ha trovato ancora una sua dimensione, non può lottare per grandi traguardi, però non credo neppure che il Casarano possa rimanere fuori dalla griglia playoff perché sarebbe un fallimento a tutti gli effetti. Certo, certo. Buonasera al presidente del Lavello, Vincenzo Caputo. Buonasera presidente, benvenuto su Antenna Sud. Buonasera, buonasera, grazie dell'invito. Allora presidente, io parto dal campo, poi so che Vito ha anche un'altra domanda a seguire. Cinque risultati utili consecutivi, tre pareggi, due vittorie, tra cui quella di Casarano. È un Lavello che sta in questo momento, è tornato a correre come aveva fatto in altri periodi di questo campionato. Speriamo che il meglio ce lo siamo tenuti per la fine, allora. Beh, insomma, la vittoria di Casarano vi dà tanto entusiasmo. Il Lavello è una neopromossa, quindi quest'anno per noi è importante organizzare una società, costruire un gruppo e mettere delle solide basi per un futuro molto probabilmente più ambizioso. Però è inutile nasconderci, siamo pronto, mi sentite? Sì presidente, certo. Sì, allora siamo lassù, siamo a battagliare in mezzo alle 4-5 che puntano in alto e spero che l'entusiasmo della vittoria importantissima e meritata a Casarano ci lanci verso un fine campionato diciamo ai massimi livelli. Vito.
Presidente, buonasera. Innanzitutto complimenti per il percorso, per la progettualità che avete lanciato con il Lavello sin dallo scorso anno. Credo che il Lavello sia comunque prossimo a superare il record di miglior piazzamento in Serie D, o comunque siete vicini allo stesso. Le voglio chiedere però, c'è in questo momento un ricorso in sospeso con il Picerno. Qual è la situazione attuale, almeno dalle ultime notizie in nostro possesso? Pare che il Lavello possa avere qualche possibilità di spuntarla. Ecco, cosa è accaduto? Cosa appunto reclamate nei confronti del Picerno? Guardate, noi giustamente in questa fase c'è la giustizia sportiva e quindi tutto il segreto istruttorio di un procedimento che non ci permette poi, ecco, di rendere pubblico il motivo del ricorso. Noi siamo certi, o almeno ci devono dimostrare il contrario, che il campo che ha ospitato la nostra partita non sia omologato. Se loro dimostreranno il contrario, molto probabilmente significa che ci siamo sbagliati. Per il momento la giustizia sportiva non si è ancora pronunciata, aspetteremo che poi i documenti possano sgombrare il campo a qualsiasi ipotesi. Presidente, quando dice siamo certi, intende dire che avete una documentazione in mano che dice questo? Ma no, perché noi abbiamo speso molto. Voi sapete che noi abbiamo delle strutture che abbiamo voluto adeguare, facendo prima Lavello, poi Venosa, sì, facendo investimenti importanti e sostenendo costi importanti anche come utilizzo delle strutture. Quindi abbiamo trovato, secondo me, una struttura che non aveva tutti quei requisiti che hanno chiesto a noi. Noi abbiamo fatto degli investimenti che potevamo dirottare sulla rosa invece di dirottarla su adeguamenti. E se c'è un budget a disposizione, l'abbiamo utilizzato anche per adeguare i campi, e mi sembra corretto che gli altri abbiano fatto lo stesso. Con questo sono certo che tutti abbiano fatto, diciamo, quello che il regolamento prevede, però chiedere una documentazione non certo è una cosa così fuori dal mondo. Mi sembra mi fermano per strada, mi chiedono la patente, c'ho la patente, la faccio vedere, saluti cordiali e buon lavoro a tutti. Vito. Presidente, tornando un po' alle questioni di campo, un pensiero su questo Lavello, miglior attacco del girone H, in particolar modo su Burzio, che era un po' un oggetto sconosciuto prima che arrivasse al Lavello. 15 gol, vice capo cannoniere, sicuramente è stato anche oggetto del desiderio di tante società, anche di Serie C, nel mercato invernale. Il merito, ecco, di aver individuato Burzio come poi aver creato l'attuale Lavello, e anche del direttore sportivo Roma, di tutto lo staff, del mister anche Zeman, che da parte nostra hanno avuto e hanno tutta la fiducia necessaria per poter poi esprimere una visione di gioco. I calciatori che hanno individuato sono prima di tutto dei bravissimi ragazzi, molto seri, e stanno dimostrando anche di avere poi capacità tecniche, soprattutto nel reparto offensivo, che ci ha dato oggi soddisfazioni e numeri che mi sembra che fino ad oggi, come miglior attacco, quindi diciamo anche difficili da raggiungere per altre squadre. Zeman sappiamo che predilige un gioco offensivo, ma a noi piace divertirci, andare allo stadio e vedere una squadra che spinge, la preferisco alla sofferenza di difendere, ecco. Presidente, una non una provocazione, insomma, solo per capire, visto come gioca il Lavello, una squadra che gioca bene,
che dicevamo prima 5 risultati utili consecutivi e precedentemente, non molto tempo fa, se ricordo bene, avevate fatto 3 vittorie consecutive. Ecco, viste queste premesse, un minimo di rimpianto per non essere... sarebbe bastato poco, no? Avere un pizzico di continuità in più e di cadere un po' di meno per stare lassù, considerando la qualità del gioco che esprimete e il fatto che abbiate fatto degli investimenti poi quasi tutti rivelatisi giusti, un minimo di rimpianto ce l'avete? Allora, noi abbiamo rimpianti e diciamo rispetto alle occasioni che nonostante il prolifico attacco abbiamo sbagliato, perché il Lavello crea tantissime occasioni, nelle partite dove abbiamo perso punti ne abbiamo concretizzate poche rispetto al numero delle occasioni create. E il gioco di Zeman da questo punto paga pegno. C'è una squadra molto offensiva, se in una giornata è poco fortunata negli ultimi metri, prima o poi puoi prendere il gol. È successo col Catarano, è successo con l'Aversa, è successo con tantissime squadre dove molto probabilmente in vantaggio a pochi minuti o dalla fine di un tempo o della partita potevamo abbassarci, coprirci di più, ma significa snaturare un modulo e una visione del calcio che a me come presidente mi fa arrabbiare. Però non possiamo, ecco, speriamo che in queste ultime 5 partite, come è successo poi a Catarano, il Lavello vada in gol e quel gol che molto probabilmente rischiamo di prendere non sia determinante come l'è stato in molte occasioni nel farvi perdere punti. Grazie presidente, grazie, a risentirci ovviamente su Antenna Sud, grazie. Grazie a voi per l'ospitalità e buon lavoro. Grazie, 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 in bocca al lupo per tutto presidente. Grazie, buona serata. Allora, chiedo alla regia di contattare subito il prossimo ospite, Enrico Sorace della Gazzetta del Mezzogiorno. Vito, passiamo alla parte un pochino più alta, stiamo leggermente salendo. È Taranto Picerno su tutti i fronti, certo quello che ci dice il presidente, partiamo da un presupposto, mancano 5 partite al Taranto, 6 al Picerno, 5 giornate, un recupero per il Picerno. Se oggi davvero il Lavello vincesse questo ricorso farebbe un favore non enorme, di proporzioni colossali al Taranto. Ma credo che farebbe innanzitutto un favore a se stesso, certo, perché rientrerebbe nel discorso primo posto, perché poi fondamentalmente a 5 gare dal termine con un Lavello Taranto all'ultima sicuramente il Lavello rientrerebbe a tutti gli effetti nel discorso. Il problema... Credi che possa avere questa continuità per perché per rientrare il Lavello... Lavello un po' è mancata la continuità quest'anno nei risultati. Io credo, cioè, che diciamoci una cosa, arriverebbe a 52 punti il Lavello come oggi ce li ha il Picerno e il Picerno tornerebbe a 49, no, questo sarebbe il discorso, ma al di là di questo può, secondo te, ha la forza di vincere dopo 5? Ma... perché forse il Picerno sì. Tecnicamente ce l'avrebbe anche il Lavello, però rispetto a quello che si è visto in questo campionato credo che un po' di continuità sia mancata a questa squadra. Forse il Picerno sì. Il Picerno credo che sia invece più completo da un punto di vista proprio di squadra, di organizzazione, e lo sta dimostrando, il reduce dai 5 vittorie consecutive a Sorrento ha sofferto tantissimo, però comunque ha portato via 3 punti. Quindi è una squadra quadrata ed effettivamente è l'antagonista del Taranto a tutti gli effetti. Certo, buonasera e bentrovato, davvero grazie a Enrico Sorace della Gazzetta del Mezzogiorno, grazie mille Enrico. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Enrico. Allora, noi parlavamo qui, dicevamo, avevamo prima il presidente del Lavello, Caputo, che ci diceva noi siamo convinti di vincere il ricorso col Picerno. Parlavamo con Vito, è un favore al Taranto, ma dall'altra parte salirebbe il Lavello e andrebbe a insidiare comunque il Taranto. Insomma, come la vedi? Beh, come la vedo? Attendiamo. Intanto sono stati respinti i ricorsi in merito ai tesseramenti. Sono stati respinti prima quelli dell'Altamura, poi è stato respinto anche oggi quello del Taranto, per cui quella credo sia ormai una situazione da considerare definitivamente chiusa, perché
per quelle situazioni la classifica non subirà alcun mutamento. Adesso c'è questo ricorso in sospeso, attendiamo l'esito, che ricorso che ha presentato il Lavello contro il Picerno per il campo sul quale si disputò la gara che credo il Picerno vinse col punteggio di 3-1, se la memoria non mi tradisce, legato alle dimensioni del campo, legato anche all'omologazione del campo. Vedremo come andrà a finire, però io guardo in faccia la realtà, sono abituato sempre a ragionare in questo modo. È obbligatorio pensare solo al calcio giocato in questo momento, senza farsi illusioni. Il Taranto deve cambiare registro, anche perché non fosse più il Picerno l'immediata inseguitrice, diventasse il Lavello, comunque avrebbe una squadra pericolosa alle spalle, anche perché non ci dimentichiamo, all'ultima giornata poi è in programma Lavello-Taranto, quindi certo, ci sarebbe anche la possibilità, ecco, di giocarsi tutto in questo scontro diretto. Comunque, come dicevo poc'anzi, io guardo in faccia la realtà, guardo il campo, guardo la fase involutiva del Taranto, perché il Taranto da 3 settimane purtroppo è in una fase involutiva, pericolosa aggiungerei, ha segnato poco, 2 gol, ne ha subiti 4, quindi non possiamo neanche, il Taranto non può più neanche contare su questa solidità difensiva, perché ha preso 4 gol in 2 partite, ad Andri ha rischiato di prenderne anche altri, se non ci fosse stato il portiere Tchaikovsky probabilmente la partita non sarebbe neanche terminata in parità. Ad Aversa i padroni di casa hanno sbagliato un rigore, comunque non è stato il Taranto che ci aspettavamo. Sinceramente, nelle ultime 3 settimane qualcosa è accaduto a livello fisico, a livello mentale. Qualche problema c'è all'interno dello spogliatoio, la squadra non riesce più a reggere i ritmi, quando invece proprio in questa fase decisiva, in questo rush finale, occorreva, ecco, una squadra, non dico al massimo, però una squadra ben rodata e una squadra in grado di reggere non solo le pressioni, ma reggere anche dal punto di vista fisico questi ultimi 5 impegni che ci sono in calendario, da affrontare con uno spirito diverso, con un atteggiamento diverso, con una voglia diversa, e serve cambiare qualcosa, e dovrà essere bravo in questo il tecnico La Terza. Dovrà scegliere gli uomini migliori da mettere in campo, gli uomini che sono più in forma, perché il Taranto ha un margine di errore ridotto praticamente al minimo, non può permettersi altri passi falsi, altrimenti rischia seriamente di mettere in discussione l'obiettivo finale. Vito. Enrico, ciao, sono d'accordo con te quando dici che il Taranto sta fronteggiando fondamentalmente la prima crisi della stagione, perché non era mai accaduto che il Taranto incassasse 3 gol in una stessa partita, non era mai accaduto che il Taranto non vincesse per 3 gare consecutive. Ti chiedo, secondo te, quali sono state le ragioni di questa prima involuzione stagionale, giunta poi nel momento peggiore in assoluto, quando invece bisognava realmente ammazzarlo questo campionato, ed invece il Taranto ha fatto sì che le inseguitrici, il Picerno su tutte, prendessero coraggio e soprattutto fiducia? Ma io credo che abbia influito in maniera notevole, sostanziosa, il discorso dell'infermeria, degli infortunati. Anche Guastamacchia, dalle informazioni in mio possesso, dovrebbe aver chiuso anzitempo la stagione, dovrebbe avere problemi seri al ginocchio. Mi auguro che la società faccia chiarezza, non voglio anticipare nulla, spero che la società comunichi effettivamente il problema che lamenta appunto Guastamacchia, che tra l'altro, apro e chiudo parentesi, è il vero perno della difesa, senza nulla togliere agli altri componenti del pacchetto arretrato, però Guastamacchia è un giocatore insostituibile, un giocatore che lì dietro si è fatto rispettare sin dalla prima partita di campionato, in pochi lo hanno superato, è sempre stato all'altezza della situazione, non a caso lo hanno adocchiato anche club di categoria superiore, è un giocatore troppo importante lì dietro, in difesa. Il Taranto dovrà farne quasi certamente a meno
per la restante parte di campionato. Ha influito, dicevo, sicuramente il discorso degli infortuni. Molti giocatori hanno dato tanto nella fase centrale del campionato, pur non essendo magari al 100% a livello di forma, poi si sono fermati. Il riferimento, ad esempio, è a Falcone, un giocatore determinante lì davanti, giocatore in grado di saltare l'uomo, di creare superiorità numerica, giocatore che è stato anche utile in fase realizzativa e si è fatto male perché ha tirato troppo, alla fine è rimasto vittima della rottura del tendine d'Achille nella partita di Fasano. Purtroppo molti giocatori non sono al 100%, è vero che sono disponibili ma hanno un'autonomia limitata, mi riferisco a Corvino, ad Alfageme, insomma Santarpia stesso, la terza non può contare su tutti i disponibili al 100% ed è un problema in questa fase del campionato perché le scelte sono limitate, gli avversari mordono, anche le squadre di bassa classifica. Il Taranto con le squadre di medio-bassa classifica ha quasi sempre fatto fatica, però credo che ci sia, oltre ad un discorso di natura fisica, credo che ci sia anche qualche motivazione di carattere mentale. La squadra, insomma, deve essere in grado di reggere la pressione, pressione da primo posto, non pressione ambientale, perché sì, è vero, la piazza sogna questa promozione, però è anche vero che le partite continuano a giocarsi a porte chiuse, quindi non c'è tutta questa pressione la domenica, questa ansia da prestazione. E adesso il Taranto deve dimostrare di essere il Taranto, ci sono queste 5 partite che restano insidiose, il calendario è tosto, è duro, però il Taranto credo abbia le carte in regola per tornare ad essere quella squadra che ci ha divertito e che ha iniziato a farci sognare già da diversi mesi. Bisogna completare l'opera, mi rendo conto, non è facile, anche perché il Picerno, voglio dire, sulla carta appare favorito nel recupero contro la Putiolana della prossima settimana, quindi il Picerno sulla carta dovrebbe essere a meno uno, è un margine risicato, molto risicato, occorre difenderlo con i denti già da domenica contro il Molfetta. Allora Enrico, io ti chiedo se ti è possibile di restare con noi altri 10 minuti, però sì. Faccio entrare nella va benissimo, allora faccio entrare nella conversazione Guido Abayan, così siamo tutti, chiedo alla regia quindi di chiamarci Abayan. Insomma, Abayan aveva iniziato, non appena sarà pronto lo vedremo nel monitor di servizio, Abayan aveva iniziato con il... nel Città di Sant'Agata e poi a Taranto. Città di Sant'Agata, poi Taranto, stavo dicendo con il Taranto, vabbè, e poi è passato al Gravina, sì, con cui ha cominciato anche ad avere una regolarità maggiore forse. Credo che a Gravina abbia trovato la giusta dimensione perché è la prima punta di riferimento. Sì. E sta non facendo, c'è nemmeno dubbio su chi gioca. Certo, sta facendo anche molto bene, 4 gol, un po' sulla falsariga di quello che aveva fatto in Campania prima di arrivare, sì, a Taranto. Quindi in tutto Abayan ha fatto 8 gol quest'anno, 3 col Città di Sant'Agata, 1 col Taranto e 4, sì, col Gravina. Però è uno di quei giocatori che hanno giocato in 3 squadre. Esatto. Che tanto esatto, non piacciono a tante persone, poverini. Esatto, però ora a parte tutto io credo che adesso abbia la sua dimensione a Gravina e possa veramente fare bene, anche perché è al centro del reparto offensivo murgiano. Ecco, non so, forse non ce l'abbiamo ancora, chiedo alla regia perché non lo vedo ancora. No, non ce l'abbiamo. Vito, avvisalo perché è in contatto, ho visto dei messaggi tra di voi poco fa, quindi avvisalo così magari si rende subito reperibile. Facciamo una panoramica veloce sulla parte diciamo della zona salvezza retrocessione, come che dir si voglia, il Brindisi senza giocare domenica forse ha vissuto la domenica peggiore della propria annata. Sì, la sconfitta, ripeto, come dicevo già in apertura, la vittoria del Portici a Taranto ha fondamentalmente creato un grossissimo problema al Brindisi. Se non abbiamo ancora un regolamento che stabilisce, infatti, intanto Abayan dice che è online, che lui perfetto, ci vede, lui ci no, vede. E ora lo vediamo anche noi. Ok, ecco, quindi io direi subito di passare la linea a Guido. Ciao Guido, benvenuto. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Allora, prima domanda da Vito, poi ce n'è anche una da Enrico.
Ciao, ciao Guido, buonasera. Innanzitutto complimenti per questo riscatto qui a Gravina, stai facendo veramente molto bene, 4 gol importanti per proiettare questa squadra lì verso una salvezza che qualche settimana fa sembrava un obiettivo assolutamente impossibile, considerando quello che era il vostro ruolino di marcia. Anzitutto grazie. Sì, veramente, però il dato che mi fa più che piacere ascoltare è quest'ultimo, che devo dire che la squadra sta viva, che sta in crescita e che è vero che qualche settimana fa sembrava utopico questa cosa di pensare alla salvezza, e oggi lo vediamo come una possibilità certa perché la squadra lo sta dimostrando, al di là di chi segni, per me attaccante è vero che è importante sempre fare i gol, però quando l'obiettivo grupale si sta raggiungendo, vuol dire che la cosa sta bene. Non so se c'è una domanda anche da parte di Enrico. Sì, veramente ne avrei un paio. Se ho la possibilità, gliele voglio fare Ci brevi. La mancherebbe, approfittane, approfittane. prima, ciao Guido. Allora, cos'è cambiato dal Taranto al Gravina? Ecco, Guido Abbaian, che differenze ha trovato? Forse è la tua dimensione ideale, quella di Gravina. Sono due obiettivi diversi. A Taranto si lottava per vincere il campionato, sono arrivato a Gravina in un contesto diverso, una piazza che non era abituata a lottare in una posizione di bassa classifica, quindi era tutto nuovo per loro, pure per me, e mi sono dovuto adattare velocemente in una piazza che veramente la stava soffrendo tantissimo, la sta soffrendo tantissimo questa bassa classifica. Perciò non ho avuto il tempo di fare un paragone o dire che differenza c'è una piazza e l'altra. A Taranto ho fatto poche partite, ho fatto solo 5 partite dall'inizio, quindi non ho avuto il tempo manco di forse dimostrare quello che avevo potuto fare, però sono due piazze diverse, con obiettivi diversi. Non mi piace tanto guardare indietro perché penso che non porta tanta soddisfazione, quindi adesso guardo il presente e non mi fermo a comparare o a paragonare una piazza in un'altra. Per me questo è il Real di Madrid e ho un impegno troppo importante perché è un obiettivo pesante questo che abbiamo insieme a tutti i ragazzi. Ti aspettavi, Guido, di essere tagliato così in fretta dal Taranto? La mia uscita del Taranto è stata una scelta pure personale, nel senso che avevano tanta cosa indietro e l'aspetto calcistico, tecnico è stato sicuramente la cosa meno determinante la scelta di andare via. No, veramente quando sono arrivato pensavo finire il campionato là e farlo bene e raggiungere l'obiettivo che aveva la squadra insieme, però è stato così, sono veramente soddisfatto con quello che ho potuto fare, so che a partire che ho fatto quello che mi hanno chiesto e sempre uno può dare di più, ma sono soddisfatto per quello che ho fatto e adesso sono veramente contento di essere arrivato qua e di come mi hanno raccolto qua dal primo giorno. Un'ultimissima cosa, chiedo scusa ai due colleghi, forse No, ne sto vai, approfittando vai. troppo. È la tua occasione, vai. Un giudizio sul Taranto, un Taranto purtroppo in crisi da qualche settimana, ce la farà a vincere questo campionato conoscendo lo spogliatoio? Sì, non ho dubbi. Penso, crisi, va bene, sono state due partite che nessuno si aspettava il risultato, ma pure le altre squadre stanno facendo fatica perché è un girone tosto in cui l'ultimo in classifica le può dare battaglia al primo senza problemi, però loro hanno, primo che hanno una testa nel gruppo che è il mister, che è tanta roba che può portare avanti questa situazione perché ha la personalità per farlo, e sono ragazzi veramente con una testa e una determinazione importante, è una rosa secondo me la più importante senza dubbio di questo girone, soprattutto alla fine che hanno fatto acquisti importanti. Penso che per quello che parlo con loro stanno di testa, stanno fortissimi. Secondo me, non voglio dire niente, però secondo me lo fanno, la fanno. Ci siamo capiti. Guido, il Gravina si salva? Ci
5 risultati utili di fila, non te lo posso dire. Noi stiamo facendo tutto, è vero che 11 punti in ultimo 15 punti in gioco vuol dire tanta, tanta cosa, però adesso abbiamo 5 partiti, sono veramente pesante, difficile, con squadra forte, quindi per noi sarà un campionato nuovo, che questo ultimo 5 partite non ha fatto un'altra che dare un po' di fiducia, un po' di sicurezza di come incarare queste ultime 5 partite, però saranno 5, non mi piace dire finale, perché la finale si deve vincere per forza, qua dobbiamo fare punti, tante quantità di punti, quello porterà l'obiettivo alla fine, senza dubbio, ma sono fiducioso, se quella è la risposta sono fiducioso. Vito. Guido, so che insomma a voi calciatori non piace fare paragoni magari tra allenatori, e lo capisco e lo comprendo, però ti chiedo, nel momento in cui è arrivato De Candia, cosa è cambiato in questo spogliatoio? Perché comunque il Gravina gioca praticamente in maniera identica rispetto a come giocava con Gaburro, quindi una squadra che comunque aveva intensità, organizzata tatticamente molto molto bene, però a differenza della precedente gestione tecnica, il Gravina adesso fa punti, e fa punti pesantissimi. Sì, va bene, ogni allenatore ha la sua maniera di lavorare, ogni gruppo ha la sua maniera di ricevere il messaggio. Penso che il Gravina, nonostante il risultato non stavano accompagnando, però a livello calcistico di gioco stava in crescita da un bel po'. È vero che abbiamo perso con la Puttolana e non abbiamo vinto, abbiamo perso al Taranto, però sono state partite che la squadra aveva cresciuto tantissimo a livello di gioco, mancava concretare di più o mancava sostenere quella differenza che avevamo potuto fare per dire la Puttolana. Io penso che è stato un cumulo di situazioni insieme. L'arrivo del mister ha cambiato qualcosa, ha fatto capire forse di un'altra maniera a qualche compagno, a qualcuno di noi, cosa ci voleva in questo periodo così particolare, ma secondo me è un lavoro che si è fatto prima e che si sta continuando a fare adesso, che per noi è importantissimo. Grazie a Guido Vaian, grazie davvero per essere stato con noi, ti liberiamo e ti ringraziamo ancora. Grazie a tutti voi, buonasera. Grazie Guido, ciao. Ciao Guido. Ciao. Enrico, un ultimo commentino con te. Fatto una domanda prima a Vito, la faccio anche a te, spostando l'attenzione. Al di là di una tra Taranto e Picerno, le altre tre che vanno ai playoff, secondo te? Beh, insomma, penso che alla fine, vabbè, Lavello e Andria non dovrebbero avere problemi. Poi per l'altro posto, insomma, possiamo attendere. Insomma, io penso che comunque almeno quelle due dovrebbero essere dentro, non dovrebbero avere problemi. Adesso capiamo anche come andrà a finire il ricorso del Lavello, perché ecco, potrebbe magari per il Taranto cambiare qualcosa in classifica. Attendiamo, ci sono queste 5 partite, 5 battaglie, non è una situazione ancora molto decifrabile, perché stiamo vedendo anche risultati, stiamo assistendo a partite abbastanza particolari, no? Nessuno si sarebbe aspettato domenica la vittoria del Portici a Taranto, e quindi non escludo altre sorprese da qui alla fine del campionato. Grazie mille a Enrico Sorace della Gazzetta del Mezzogiorno, buona serata anche a te, grazie davvero. Grazie, ciao, grazie Enrico, ciao, grazie a voi. Buon proseguimento. Noi siamo in chiusura, dobbiamo assolutamente salutare, perché abbiamo fatto i nostri 45 minuti, noi duriamo un tempo, poi il secondo gioca sempre qualcun altro. Io devo ringraziare Vito Linoi, un anno più vecchio quest'oggi, possiamo dire, quindi era una cosa già preparata, per una musichetta di auguri dalla regia. Grazie mille. Ecco, c'è anche la scritta. Tra l'altro abbiamo cambiato il monitor per fartelo vedere, questo. Grazie mille. Grazie e auguri davvero, abbiamo detto solo alla fine, ma auguri davvero. Michele, basta, abbiamo capito. Michele, torna. Emozionato. Torna tra noi. No. Abbiamo grazie. Ancora auguri, Vito. Grazie mille, Giuseppe, grazie.
auguri, o meglio, grazie a Michele Marchitelli e Nicola Schiavone, assolutamente da non dimenticare nessuno dei due, tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa trasmissione. Noi ci rivediamo giovedì, ovviamente. E, domenica in diretta Molfetta Taranto, anche questo da non dimenticare. Segnatelo, ore 16, perché è cambiato. Sì. Domenica scorsa ho ricevuto tanti messaggi di gente che mi chiedeva a che ora si gioca. Qualcuno non vedeva. Mi hanno rinviato Taranto Porti, sì. Detto, no, gioca alle 16, quindi certo, tranquilli. Certo, eh. Eccellenza 16:30, Serie D alle 16. Meglio così, non giochiamo alle 2 col caldo. Grazie a voi che ci avete seguito, ci rivediamo come sempre giovedì prossimo. Ciao!